E benvenuti alla tavola rotonda dei poeti del tredicesimo concorso internazionale di poesia Città di Acqui È un piacere avervi questo pomeriggio con noi per discutere ancora di poesia con i vincitori di questa tredicesima edizione. Do il benvenuto anche all'assessore Protopapa che ci ha onorati della sua presenza e non vi rubo, non vi sottraggo altro tempo per lasciare la parola a, a Cecilia Ghelli che modererà questo incontro e ai poeti che eh, ringrazio ancora per aver partecipato al concorso per essersi distinti per i loro versi e di cui ci saprà dire più nel dettaglio Cecilia Ghelli. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti, eh, un caro saluto da parte mia e grazie per essere presenti. Eh, prima di iniziare io ci terrei a far vedere i libri di tre poeti che non sono potuti essere presenti qua. E, eh, che però sono, fanno parte della terna. In realtà la terna è diventata una cinquina. Spiegherò il motivo perché eh, abbiamo letto come giuria, tra cui ci, mh, ci sono ehm, dei, due poeti molto importanti. Il primo è Maurizio Cucchi, eh, poeta famoso mh, che ha eh, una lunga tradizione di scrittura poetica alle spalle, anche di scrittura critica, e di intervento critici e potremmo dire militanti tra virgolette. Ehm Vedena le spento. Allora dicevo di, di critica militante tra virgolette, e, mh, ha anche pubblicato con il quotidiano Repubblica eh, una serie di libretti dedicati a dei grandi poeti italiani e stranieri del Novecento anche molto recenti. Ehm, perché li segnalo? Perché pur eh, non essendo presenti, secondo me hanno diritto a essere evocati. Semplicemente per un motivo. La poesia è un mestiere silenzioso, è un mestiere che richiede attenzione. E anche tensione emotiva e intellettuale e quindi siccome di questa ce n'è poca nel mondo io saluto la poesia attraverso questi poeti. Abbiamo qui Daniela Pericone, La dimora insonne che è dovuta partire e ieri era presente, che è un libro eh, edito da Moretti e Vitali, un, un libro molto bello, molto pulito dal punto di vista eh, linguistico e diciamo così metaforico. Segue poi, prendo un po' a caso, questi sono escludi poeti presenti. Carlo Giacobbi di Arcipelago Itaca con Abitare il Transito, che è una poesia tendenzialmente con delle riflessioni anche filosofiche e comunque molto interessante da leggere. E poi abbiamo Il Re dei Bugiardi eh, di eh, Alessandro Pancotti. Eh, che è edito da Stampa 2009, eh, è una plaquette di poche poesie, ma è stata scelta proprio, come dicevamo, nella motivazione per la sua capacità di unire realtà e visionarietà. E passo adesso subito a indicare eh, i nomi di due poeti importanti: il primo è ehm, Enea Roversi con Coleoptera eh, che ha vinto il primo premio ed è eh, edito il libro da eh, punto a capo siamo qua vicini ad Alessandria e adesso poi ci racconterà qualcosa di suo e gli faremo leggere delle poesie qual è la caratteristica di questo libro eh, è un libro molto particolare. Coleoptera è un titolo alla latina, eh, indica i coleotteri e quindi fa pensare a un trattato scientifico quasi settecentesco. Si potrebbe dire eh, perché questi animaletti compaiono ogni tanto, ma anche eh, sotto, forme, eh, sotto forme diverse. Eh, sono mh, antichissimi i coleotteri, sono cosmopoliti, non hanno un luogo eh, preciso dove. Mh, dove stare dove abitare e sono un, un simbolo, mi è sembrato, eh, di una umanità eh, che sta andando verso il disastro. Qui ci sono accenni alla diciamo così alla, a, a una catastrofe climatica che viene però rappresentata per, eh, a singhiozzo potremmo dire in questo libro, cioè come se fossero dei segnali che ci arrivano e che si fa fatica a interpretare, ma il poeta li interpreta. Io lascerei subito la parola a, a, a Enea Versi e, e direi che. Eh, e, e ci può raccontare qualcosa di sé, per esempio, cosa fa a Bologna, perché è bolognese, ha un nome, Roversi, c'era un poeta famoso. Assolutamente, sì, infatti anni. è una cosa che se mi sa. sento dire, chiedere da almeno 30 anni, se ho una parentela con, con il grande Roberto Roversi. La cosa curiosa è che una volta mi chiedevano se ero il nipote di Roberto Roversi, recentemente mi chiedono se ero il figlio. Fra qualche anno mi chiederanno forse se ero il fratello di, di Roberto Roversi. Comunque Roberto Roversi è un poeta secondo me che ha segnato il Novecento, eh, che spero che la sua città Bologna lo possa prima o poi ricordare come merita, come, come meriterebbe. E, comunque ripeto, non c'è nessuna parentela, anzi è, insomma, è solo questo caso di monimia eh, Parlando di, di Coleoptera, questo è un libro che era nato. Inizialmente come, era stato pensato come una, una silloge, una raccolta dedicata al, al denaro, ai soldi. Eh, cioè ogni, ogni, in ogni poesia, ogni testo deve esserci un riferimento ai soldi. Dopodiché ho cominciato a scrivere alcuni testi che, erano, che, avevano, queste, che avevano questo comune denominatore, eh, però mi sembrava che forse troppo noioso forse insi troppo insistito questa cosa non, non mi soddisfaceva e quindi è diventata poi una sezione del, del libro che è appunto addizioni e sottrazioni e... dopodiché invece c'è un'altra sezione che si chiama presente, pre presenze presente e... sono tutte scelte appositamente con la z così mettono in risalto anche la mia z, sì, z sì, bolognese sì, questi questi, questi sì. si vanno sì, fatti apposta Eh Presenza e presente, in cui sono invece eh, delle mh, riflessioni sul, eh, sul presente, sono scene di vita quotidiana, anche banale, eh, in, mh, di luoghi, di, di, di non luoghi anche. E una terza sezione invece che si chiama il futuro del mondo dove, dove sono appunto i futuri, viene, viene immaginato appunto un futuro a volte utopico a volte distopico per usare un termine che adesso va abbastanza di more può eh, magari trappelare a una prima lettura un messaggio eh, non dico nichilista ma insomma, negativo, pessimista da queste poesie in realtà poi ci sono anche dei testi che lasciano da cui si lascia intravedere una, una sorta di speranza poi nel futuro. C'è diciamo molta, eh, molta rabbia per quello che è il presente, per quello che è la, la società, per quello che è l'essere umano, eh, per, quello, per il mondo in cui viviamo, però insomma alla fine penso che bisogna anche poi avere un minimo di speranza, altrimenti non... Eh, eh, il, il libro è nato, ehm, è stato scritto nel 2018, ma è uscito nel eh, marzo 2020, quindi in piena, in piena pandemia. E, eh, mi ricordo quando siamo, eravamo addirittura d'arrivo con, eh, con la casetrice, con eh, punto a Capo, con Mauro Ferrari, che è qua presente, e con Cristina Daglio, che ringrazio per l'ennesima volta per aver avuto fiducia in, test, in questi miei testi. Mi ricordo che mi venne un dubbio, quando eravamo in, in momenti di, di correttura di bozze per, per andare in stampa, eh, perché la mia paura era quello che, era, era che il, il libro potesse sembrare una sorta di, di instant book, di qualcosa scritto al momento per eh, accattivarsi le simpatie o accattivarsi insomma, per accattivarsi un'attenzione. Eh, e sfruttare il momento, cosa che non era. E appunto allora ho, ho chiesto che ci fosse all'inizio questa nota in cui specifico questi testi sono stati scritti precedentemente alla, al momento in cui è uscito, non che questo voglia dire che sia stato, stato profetico, assolutamente, ci mancherebbe. Ehm, e quindi niente, poi dopo il libro è nato ed è, ed è uscito nel momento in cui... Non era possibile fare presentazioni, non era possibile eh, fare discussioni, e, su questo, eh, e, però insomma è, è andato avanti. E ringrazio per l'ennesima volta la, la giuria di, ehm, del, premio, di, del premio Acquiterme e per, uh, per l'attenzione eh, che hanno rivolto a. Um, al mio libro, e di questo ne sarò eternamente grato loro perché è arrivato in punto inaspettato. Anche perché ho visto l'albodoro di questo premio, ci sono dei nomi veramente prestigiosi e per me è, un, è stato un grande onore poter, poter raggiungere questo risultato. E niente, insomma, coleottera, sì, in effetti i coleotteri è un po' una, una metafora, come diceva giustamente la, la professoressa Ghelli, è una. una una metafora appunto di, di quello che, che siamo, di quello che del momento che stiamo vivendo, e da lì poi ci si potrebbe anche insomma sbizzarrire su su tanti eh, infiniti ragionamenti. Ecco, quindi eh, niente per il momento mi fermerei qui, non so se sì, dopo se mai leggo qualcosa. Eh, ecco, c'è una mh, devo dire che mi ha colpito molto. Eh la citazione dell'ultima eh, de, dell sezione del libro di Nelorisi che è dedicata al... di Nelorisi, eh, eh, sì. Ecco, la citazione di Nelorisi, perché Nelorisi è un poeta eh, milanese, eh, però insomma si potrebbe dire... Eh, poi allarga Ma, è un poeta eh... cosmopolita eh, che mi ha colpito molto perché si parla proprio di questo tema del sì. Del diluvio, dell'arca dove i potenti si affannano per salvarsi, ma saranno anche loro a perire. Eh, e qui il futuro del mondo inizia con questa immagine di Nelo eh, Se ci vuole raccontare. Sì, beh, Nelorisi è stato scelto non a caso. Questa è un, eh, una citazione tratta da un testo che si chiama L'effetto che è contenuto nella, eh, nella sua raccolta le, le risonanze. E non è un caso che abbia messo nell'orisi perché nell'orisi è uno dei miei autori preferiti in assoluto e trovo che sia anche uno dei più sottovalutati forse i poeti italiani io lo amo particolarmente, lo cito in continuazione quindi quello che mi piace, che mi sembra piaciuto della sua scrittura è quello, quel modo che ha di scrivere che sembra quasi... Eh, Ogni, ogni cosa, ogni verso che scrive sia scritto con, eh, con leggerezza, quasi con, eh, così, con non curanza, in realtà ogni verso nasconde una enorme profondità, c'è sempre una grandissima profondità nei testi di, di Nelo Risi, e, e anche quando non, diciamo, questa profondità non è, non è apparente, eh, traspare però eh, emerge prima o poi e quindi una questa sua capacità che ha di, di scrivere, di, di, di modo di scrivere appunto che ha, con una facilità e una semplicità, e però anche una, allo stesso tempo una grande complessità di, 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 di temi trattati e anche di, di, di dubbi che fanno emergere. Io poi no, ho un mio, eh, una mia concezione di poesia. E fra l'altro sono rimasto sorpreso nel vederlo, adesso sto fra l'altro rileggendo l'intera opera di, di Nelo Risi, fra l'altro in un'antologia curata non a caso e quindi tutto si tutto torna poi. un'edizione di Mondadori curata da Maurizio Cucchi, che ha curato l'intera opera l'opera omnia di, 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 di Nelo Risi. Io sono dell'idea che la poesia eh, non debba eh, dare certezze nel lettore, non debba, ma debba sollevare dei dubbi ehm, e ho ritrovato in Nellorisi un concetto quasi simile in cui lui parla appunto di, 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 di e non l'avevo mai letta questa cosa ehm, e appunto mi ha colpito molto perché anche lui dice che insomma ehm, sono i, il poeta deve, deve, pratica, deve sollevare dubbi ehm, spetta ad altri confutare le, 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 le teorie o le certezze e, il poeta deve secondo me ehm, eh, non so, gettare dei semi qualcosa da eh, che, che si possano poi sviluppare da cui possano nascere discussioni riflessioni dubbi eh, rabbia gioia sentimenti qualsiasi cosa e quindi questo secondo me quindi è, 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 un, punto di, è un punto fermo secondo me e infatti ci sono alcuni testi, eh, anche nel, 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 mio, nel mio libro, ce n'è uno per esempio che termina con un punto interrogativo. C'è Coleotteri, il titolo, quello che dà praticamente il titolo al, alla raccolta, che termina dicendo: In cerca di", di, e non si sa che cosa, può essere qualsiasi cosa, può essere nulla, può essere tutto. E quindi. Ehm, io coltivo, coltivo, diciamo, il dubbio. <ride> si può dire che non ho, perché, forse perché non ho certezze e ho solamente dubbi e ho solamente, insomma, vivo in un'epoca che, 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 che mi dà poche certezze e quindi forse anche questo si, si rileva poi da quello che, che metto poi sulla carta. Ecco. Benissimo. Ci vuole leggere qualche cosa? grazie. Un testo. Magari non di quelli che ho letto ieri sera, leggo un'altra cosa. Va bene, sì. Allora, pagina 18, eh, cronaca e letteratura. Non è letteratura, non serve, è cronaca. Il manifesto strappato gronda sangue. Si staccano dalle pareti le frasi, non ci manca la rabbia, ci fa difetto la ragione. È un periodo di transizione, di grovigli inesplicabili e rozzi. Non c'è trasumanazione né organizzazione. Un'epoca di subcultura e gastrite, dove le navi annaspano alla fonda. Descriviamo la cronaca, allora, con dovizia di particolari. Lasciamo la letteratura al conformismo degli esteti. Sia fatta per sempre la volontà dello stomaco. Questa Beh, è molto interessante anche perché la transumanazione organizzazione, organizzazione, è chiaramente una citazione di Pasolini. Certo. Che, è una ehm. citazione da Pasolini. Esatto. Eh, e qui ci dice però una cosa molto importante: cioè che la letteratura non è eh, assolutamente una torre d'avorio, ma è, è anche qualcosa che poi ha a che fare col mondo, perché i poeti lo spiegano il mondo e come lo spiegano, molto più a volte dei. Dei filosofi, insomma, non eh, solo, degli storici. Tante volte i poeti, cioè, non è certamente mica, diciamo, i grandi poeti del passato, ma anche del passato più recente, sono arrivati prima di tanti altri nel vedere, eh, nel vedere le cose, nel descrivere il mondo, nel vedere le cose che stavano accadendo, quelle che sarebbero accadute dopo. E penso che sia questa la grande forza, la grande forza della, della poesia. E per quello penso che nonostante. L'abbiamo ripetuto, è stato, è stato detto eh, più volte anche in questi giorni di, delle vostre manifestazioni qui ad Acqui, ma viene sempre ripetuto: nonostante sia una, una forma d'arte diciamo, di nicchia, nonostante eh, si vendano pochi libri, nonostante se uno entra in una, una grande libreria. È una libreria anche di una grande città, però vede che la poesia sempre è sempre messa in un angolino, e trova sempre quei 3-4 autori, e poi basta. Poi magari c'è il libro delle poesie scritto dallo youtuber di turno eh, che tanto 20.000 copie le fa vendere al, al suo editore, eh, quella però non è poesia. E poi vai, ci sono, si trovano i classici, ma c'è tanta poesia che circola in maniera sommersa. Eh, però è vero anche che c'è tanta vitalità, anche questo è un concetto che ho sentito dire eh, anche ieri sera alla cerimonia di premiazione. Ed è vero, c'è tanta vitalità anche grazie alle nuove tecnologie, grazie ai social è venuta fuori tanta poesia, eh, poi è chiaro che ne, ne viene fuori tanta, viene fuori tanta brutta poesia, ma ne viene fuori anche tanta buona, ottima, grande poesia. e eh, Meriterebbe insomma di avere un po' di spazio e quindi. L'ode a archicultura e a tutti coloro che danno spazio a questa forma di, di, di espressione. Perché secondo me insomma, è ancora molto attuale: anzi, è, è forse la cosa più, che più può rispecchiare i tempi che, che, che viviamo. Un'altra poesia, e poi lasciamo la, lasciamo la parola a Marco, ecco. ah, sì, certo. Marco Pelliccioli. Ecco, a pagina 30 leggerei ladri di biciclette, come fossimo rimasti immobili, di spalle, dentro un'immagine in bianco e nero, folla di gente muta che non muta, cambiato soltanto l'abbigliamento senza più quei vestiti sformati e polverosi da neorealismo, ladri di biciclette del terzo millennio, con la forza e la disperazione un lacerante soffocato grido un misero slabbrato sogno la lacrima cristallizzata sul conto finale la dignità del lavoro come no, tutto a un prezzo anche l'essere umano è questo il conto da pagare grazie grazie a lei allora adesso eh, il libro di eh, Marco pelliccioli eh, l'inganno della superficie mh, edito da, eh, da stampa 2009 milanese eh. e, allora eh, faccio vedere la copertina perché eh, questo libro devo dire che è stato, non è stato facile la scelta <ride> la discussione si è trascinata a lungo comunque ehm, questo libro si spiega proprio in questa immagine che rappresenta un plexigas trasparente, una forma no? eh, molto, molto moderna e eh, il titolo inganno eh, ci rende subito, eh, a, mh, ci dà subito l'avviso che eh, questa tr struttura st trasparente eh, ricorda molto anche, eh, potrebbe essere anche una metafora della, della mente umana, perché eh, la dimensione mentale eh, che questa immagine ci procura eh, mostra più di quanto si possa osservare. La superficie. Certamente la superficie può essere anche banale, però eh, nel lavoro poetico di Marco Pelliccioli... Eh, è interessante capire come lui vada all'interno di questa superficie, la superi e cerchi di, eh, di scoprire eh, la dimensione della profondità. Eh, il dialogo è tra un, il dialogo è tra, eh, un, un io. Il mio poetico e il mondo che lo circonda. E questo è un mondo, eh, diciamo così, che vive in, nella città molto identificata, e chiaramente siamo eh, a Milano, ma poi compare eh, sullo sfondo. Una, una campagna, la campagna eh, diciamo lombarda, eh, in cui evidentemente eh, ci sono dei personaggi eh, cari al poeta che il poeta ha conosciuto, che cominciano a essere evocati in modo eh, molto affettuoso e anche drammatico, e tanto da delineare un mondo altro, quello appunto sostanziale, poi mi posso... Mi posso sbagliare, ma eh, che eh che prende vita attraverso i ritratti di alcuni personaggi. E, mh, è un libro mh, ricco di sezioni eh, diverse, ci sono anche delle pagine in prosa molto belle e è, eh, è ricco di note e eh, ci sono molte citazioni non tanto da poeti diciamo, contemporanei ma direi soprattutto da poeti eh, antichi. Eh, e questo è interessante perché eh, la dice lunga sul fatto che la poesia non ha tempo. Ecco, eh, io posso leggere Ovidio o Lucrezio e, e, e trovarmi nel mio tempo comunque. E, o Dante, visto che l'hanno Dantesco. No? Ecco. L'altro elemento interessante è che qui ci sono dei tipi di personaggi che vengono appena abbozzati. Sono delle maschere che sono... Gli uomini di oggi che si incontrano quotidianamente e c'è anche una riflessione. Sulla lingua italiana, eh, che è una riflessione, cioè un argomento complicatissimo per la poesia, eh, perché insomma eh, la poesia deve fare conto con la lingua che si parla, ma la lingua che si parla oggi è una lingua poverissima, priva di fantasia, quindi il poeta fa ancora più fatica a ricrearla. Eh, Ecco Marco Pellicioli. Intanto Marco Pellicioli eh, di Bergamo, bellissima città. C'è un elemento ehm, diciamo interessante. Non nasce come poeta tra virgolette, eh, ma fa, eh, si occupa di, eh, di arti visive in un certo senso, no? se ho ben capito, e, e di, eh, di, di cinema, si è, ha studiato cinema, quindi è molto legato al tema dell'immagine. Sì. Allora, buongiorno a tutti, grazie per la bellissima introduzione. Eh, sì, diciamo che mh, la poesia è un po' il primo amore che nasce tra i banchi di scuola attorno ai 15 anni, e successivamente poi, mh, durante gli anni universitari, subentra questo. Quelli che poi io chiamo de degli amori più che delle passioni eh, per il cinema. E, mh, capì, il cinema poi nel corso degli anni mi ha rivelato. Diciamo il suo trade union con la poesia, nel senso che sicuramente c'è una tensione verso l'immagine che è molto forte, così come credo c'è questa tensione anche nei confronti della musica. Io studio e imparo pianoforte a sei anni. E nel corso del tempo, eh, diciamo, quella formazione poi è riemersa anche, diciamo, proprio nel, così, nella scrittura, nella misura in cui spesso e volentieri mi accorgo che un certo ritmo, un certo andamento, precede quasi, diciamo, le parole che poi prendono forma su quello che, che provo a scrivere. Ehm, il libro, sì, è stato già, già introdotto molto bene. Eh, è un libro che, mh, possiamo dire, racconta, o perlomeno cerca di raccontare, la trasformazione che la nostra società, la nostra contemporaneità ha vissuto nel corso degli ultimi decenni. E lo fa attraverso due figure che sono centrali nel libro. Da una parte l'angiolina e dall'altra dall parte la figura della madre. L'angiolina è una figura che eh, si lega mh, alla dimensione della memoria e forse ancora meglio potremmo dire alla una, una sorta di coscienza storica e lo fa legandosi attraverso diciamo delle superfici di luoghi che sono superfici apparentemente sinistre quindi frastagliate porose rovinose e dall'altra parte troviamo questa figura della madre che si lega alla nostra dimensione di presente forse quasi di presente assoluto che tende a legarsi con queste superfici invece molto più apparentemente, potremmo definirle positive, più lucidi, più brillanti, insomma, due dimensioni che possiamo ritrovare in una grande città contemporanea, come può essere Milano, perché io ci lavoro, ma come potrebbero essere molte altre città contemporanee. E quello che mi interessava era eh, appunto entrare, a, come fosse una sorta di macchina da presa, indugiare all'interno di questi luoghi e eh, interrogarmi su chi li abita e mm, su quello che portano ed esprimono. Ed è interessante poter vedere come a volte, ovviamente non in maniera simmetrica, dietro ambienti che possono sembrare sinistri si possono ritrovare personaggi, figure umane che hanno una un grandissimo portato umano, hanno, portano dietro di sé un vissuto, una storia, una dimensione di coscienza comune. E come a volte dietro questi ambienti apparentemente così positivi, segnati dal progresso, possano invece risiedere delle figure per certi versi un po' grottesche. Che mi hanno anche permesso. C'è un capitolo nel libro che si intitola Nuovi Vocabolari, che sono così delle brevi prose, un po' prendendo, anzi, riconosco il debito anche verso un maestro come Giampiero Neri. Nel quale in maniera un po' grottesca mi interessava così ritrarle, ma anche attraverso proprio un discorso linguistico, no? cioè attraverso un, uh, mettendo in risalto un certo modo di parlare che ahimè è entrato a far parte del linguaggio comune, che è un po' diciamo, il modo di molti mezzi di comunicazione di massa che tendono con una serie di anglicismi a eh, non a contaminare, quasi a sostituire la lingua. Questo non significa che questa sia una difesa della purezza della lingua per l'amore del cielo. Benissimo che la lingua si contamine, quando però accade che eh, anche la lingua popolare, che sembra quasi venir meno, no? così come il dialetto venga totalmente spazzata da un certo modo di dire, penso sia insomma, un campanello d'allarme. nulla, il libro evolvendo, intreccia queste dimensioni, intreccia queste situazioni, e più lo fa. Per riallacciarmi a quello che si diceva prima sui poeti antichi, più emerge quello che è un po' un mito sotterraneo a tutto il libro, che è eh, il mito di Narciso, quindi cito dai passi da Ovidio, e l'ho fatto perché credo che sia ancora un mito che è in grado di dirci ancora molto del mondo in cui viviamo oggi. Nella misura in cui, rileggendo quelle poche ma strepitose pagine, eh, ancora oggi eh, sembra che ci sia questo tentativo di rimuovere tutto ciò che va sotto diciamo, l'esperienza del dolore, della malattia, della fragilità, quasi co senza comprendere come tutto so è solamente passando attraverso l'accettazione di quello che si può eh, raggiungere, diciamo, un po' la vita nella sua pienezza. C'è un bellissimo passaggio di un romanzo strepitoso, La vita davanti a sé, di Romain Guéry, è un passaggio nel quale il protagonista dice in prima persona ma a me non interessa la felicità, a me interessa la vita. Che detto nel mondo di oggi, al di là di molte cose retoriche, sembra quasi una, una frase rivoluzionaria, no? C'è cioè, questa tensione verso una felicità che esclude... Il negativo invece resta la vita, nella sua commistione di elementi che fanno parte del, della vita di tutti noi in una dimensione molto comune. E progressivamente, ecco, mi interessava, eh, come hanno fatto, insomma, tantissimi autori che ammiro. Chiedermi ancora, eh, come oggi siamo andati a vedere luoghi pavesiani, no? chi meglio di lui. E capire ancora quanto il mito possa dirci sul, da un punto di vista quasi archetipico, sull'esperienza comune che noi tutti viviamo Beh, molto bella come presentazione. Eh, mi chiedo se allora potesse leggere qualche sì, sì, qualche testo. Poi ovviamente se, se qualcuno vuole dialogare va bene. Si frange in luci rotte braccia, ringhiere, altre portiere, l'acqua del corso allargo largo di Porta Ticinese, non pattina via piatta come le superfici di vetro in verticale, si increspano negli stracci, mollette e altri crepacci, dove sprofondo a picco in voci, bitte ormeggi, che ormai non sono più. Il porto in via Pantano, dalla vettabbia Biallambro, al mare per il Po, il lago dove un tempo, di lato la Cagranda, il marmo da Candoglia, i panni strofinati, la scorba al Cavagnin, a terra sul brelin, minuta goccia d'acqua infranta sulla cover di uno smartphone in wifi che ignaro la disperde per scattare invano un selfie con lo stick non disperate dice un lavander domani slacciano gli ormeggi posso leggerne una seconda quanto dolore spalancano le strade nella lama rossa del mattino, lei avvolta da un formicolio di foglie, lui che avanza mesto a capochino, lei ristretta al fianco nella borsa, vita che non lasci via di scampo, se non stringere la blusa, rimboccare le maniche sul braccio, lasciare aperti i polsi per un rivolo di cielo che scorra nelle vene. Grazie. Allora, abbiamo sentito delle poesie, secondo me, molto belle eh, di due giovani eh, poeti. Gio beh, insomma, eh, lui sì, insomma, eh, eh, va bene, ma giovani, siamo tutti giovani poi, quando leggiamo la poesia. E adesso eh, mi dispiace. Eh, Interrompere, eh, però è giusto dare passo agli altri autori agli altri due. Grazie, grazie l'attenzione. Grazie. Sono intervenuti. Prego. Grazie. <ride> allora, Giuseppe Nori. Della, so, scusate, sono della sezione e. A tema il tema era L'amor che muove il Sole e le altre stelle, un verso di Dante eh, con una suggestione da una pagina di Ennio Flaiano. E Giuseppe Nori eh, che ha scritto un, una poesia, adesso la farò leggere perché sarà. Ecco, eh, più, più semplice insomma, eh, farli anche parlare, intitolato Ecco tuo figlio, e eh, abbiamo anche eh, Flavio Provini che eh, ha scritto Umile ode alla poesia, sempre ispirandosi a questo verso eh, dantesco. Quindi io lascio subito la parola, comincio. Ecco. E... Grazie, allora se leggere mi tocca leggerò perché sono poesie lette da eh, attrici o eh, recitate con una certa intensità ieri sera, quindi il poeta spesso è forse la persona meno adatta per farlo. Eh, eh, sì, casomai mi limito all'ultima parte della poesia se sono 33 versi. Eh, tre unità strofiche da 11 versi luna. Jacobson diceva che bisognava guardare innanzitutto ai parallelismi che possono emergere anche da diciamo, elementi non immediatamente così no, percepibili. Quindi eh, tre unità strofiche da 11 versi luna, 33 versi. Le prime due eh, strofe sono come anche la motivazione molto, molto generosa e anche molto dettagliata che è stata letta ieri, ehm, così incentrate su, sulla preparazione del, dell'ultima e eh, in un certo qual modo alternando questi endecasillabi e settenari ehm, alternano una prima fase eh, descrittiva in cui eh, così il dramma all'interno della famiglia si, si, no, si forma. Eh, a, vari, a vari stadi, e poi eh, l'io lirico, l'io poetico che a un certo punto no, oppone una, una resistenza a questo dramma, alla possibile eh, conseguenza no, terribile del, no, della malattia di un figlio, del, del, del futuro che incombe, eccetera. Tanto che appunto la, la seconda unità strofica inizia con un'avversativa forte, no, con un ma per cui a fronte diciamo, di, di questo sconvolgimento che, che porta a scandire la vita del, no, del figlio eh, tra ematocriti e salassi, perché la malattia del sangue impone no, un rigore e un controllo continuo, c'è il, no, il rifiuto del, del cedimento, come dire, e quindi eh, nonostante l'incertezza con ecco l'io lirico vuole credere, eh, credere nella, nella grande forza eh, del figlio, per poi preparare l'ultima eh, strofa, l'ultima unità strofica che si concentra su, su un momento eh, così più intimo, eh, in uno spazio chiuso, la stanza, eh, e, e così recita. L'altro giorno a casa, steso sul letto, stanco, con la testa che gli doleva forte, e le gambe dure come il vetro, dopo una lunga giornata di studio e di lavoro, dall'ultima luce della finestra ovest si riparava agli occhi. Ma poco dopo l'ho sentito girarsi lentamente al dolce sole e per farsi fare una carezza tra i capelli, come da bambino, chiamarla madre. E questo è il momento in cui si vuole ristabilire un contatto forte con la speranza, no? l'amore che diciamo, in un certo qual modo costringe eh, la persona che si incupisce, che si rabbuglia, che si ripara no? gli occhi dalla luce eh, che muore ad all ovest, all'ultima finestra del tramonto, di, di riaprirli, di volgersi al sole e. Eh, risentendosi quasi bambino da ventenne, chiamarla madre per farsi accarezzare i capelli. Eh, e quindi eh, una, diciamo così, affermazione di speranza a fronte di... di No, di, di un dramma che, che si vive, certo, che si sì, continua sì, certo. a vivere in un certo, certo modo. Beh, è molto toccante quanto ci ha letto, molto controllato comunque, ecco, perché eh, una riflessione che mi veniva in mente, che mh, quanto diceva prima eh, Pelliccioli, proprio sul tema del dolore, cioè la poesia eh, non è lagnosa. Ma tratta del dolore, e il dolore è una dimensione che è, che è la vita, eh, perché la vita non è felicità e basta, non esiste una cosa di questo genere. E quindi eh, questa poesia mi sembra che vada nel profondo, insomma, di questa situazione. Una domanda che le vorrei fare: lei è uno studioso di letteratura, era già venuto poi ad Acqui. Sì, due anni fa, ecco, due esatto. anni fa. È, sì, sì. è uno studioso mh, di letteratura. Ha scritto dei saggi sulla letteratura americana dell'Ottocento. Eh, C'è qualche rapporto, diciamo, mh, nel, dal, dal punto di vista stilistico suo, di, ehm, di, di, di riflesso del, degli studi che lei ha fatto? Eh, ehm, sì, voglio dire che la base di partenza è, è, è quella scuola. Un po' ne parlavamo anche un paio di anni fa, mm. eh, alla, alla tavola rotonda, sempre per questa sezione, la, la scuola che si chiama la, la Confessional School of Poetry, la, la poesia confessionale. Che ha un significato nella poesia anglo-americana no, di, certo, di un certo tipo di una certa intensità, insomma, per, par, per fare i riferimenti a Robert Lowell, Sylvia Plath. Mm. e il, marito, il primo marito, il primo e unico marito, perché poi lei si è suicidata, che è il, il poeta anticonfessionale per eccellenza, il britannico Ted Hughes, che però poi al termine della vita, nelle lettere di compleanno, che lui ha continuato a scrivere per un, per un ventennio, eh, rivolgendosi alla moglie Silvia Plath è diventato quasi più confessionale dai confessionali quindi il dolore, i tabù della vita anche quelli no, che uno non vorrebbe dire e, che, e non dice per no, creare così, per chiedere pietà o commozione ma proprio per scardinare diciamo, no, l'assetto della vita affinché si possano trovare delle strategie di contenimento che sono date dagli altri materiali della grande stagione precedente, modernista e via dicendo. Quella, quella, eh, quella scuola mi ha sempre colpito, la insegno, colpisce molto gli studenti ehm, e, e allo stesso tempo fornisce il coraggio per affrontare certi temi. Allo stesso tempo abbiamo la grande tradizione italiana, quindi ora senza voler essere ingeneroso al, 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 al commento che è stato bellissimo, che io ho, le, ho letto, ho riletto ieri. Ovviamente noi andiamo a cercare certi elementi che prendiamo dalla tradizione recente, per me è l'Ottocento, un pochino Leopardi, Carducci, eccetera, eccetera. Ovviamente qui ho usato il, eh, il finale di Funere, Mersi, Tacerbo di Carducci, che ovviamente mi serviva anche, sebbene io non, le, non è che l'abbia scritta proprio per questa sezione, ma mi si richiamava bene eh, per la sua elegia del figlioletto Dante, che rinnovava il santo nome del fratello Dante Carducci, morto a pochi anni il figlioletto, e, e che eh, dal verso di Virgilio, Virgilio Dante, Dante Dante, Carducci anche studioso di Dante, eh, diciamo fa accogliere il figlioletto Dante dal fratello Dante che è già nel regno dei morti eh, affinché appunto il figlioletto non continui a girarsi volgendosi al sole e a chiamarla madre. Eh, in questo senso il rovesciamento di quella poesia riafferma la diciamo, no, speranza di vita eh, di chi il destino ancora non ha diciamo, portato a bussare alle altre porte e farsi accogliere eh, come forma di consolazione da un familiare nel, nel regno dei morti, pur essendo ancora diciamo, legato al sole, alla vita e alla madre. Il riferimento evangelico ovviamente c'è tutto e, e la, eh, la motivazione lo spiega molto bene e nel caso biografico, eh, perché nostro figlio si chiama Giovanni. Insomma, Uh, e quindi uh, riconsegnarlo alla madre in questo momento è poi era un momento biografico vero, insomma c'è cioè tutto vero, che quello che la poesia diciamo descrive, riscrive e contiene attraverso i riferimenti intertestuali della tradizione, che come il mito attenua diciamo così, la vita che scardina, che ci trascina da ogni parte. Eh beh, è stata un'operazione coraggiosa, eh, forse anche un po' catartica, per quanto possibile, insomma, la sua, mi sembra. Passo adesso al, a un avvocato, Flavio Provini. Ecco, interessante perché troviamo una, insomma, un avvocato che scrive professioni diverse. Questo lo trovo insomma. Eh, sì, <ride> sì, esatto. Eh, che, eh, adesso ci legge una poesia, la sua poesia è stata eh, anch'essa eh, premiata e ehm, si intitola Umile Ode alla poesia eh, in rima, tra l'altro, quindi ne parliamo adesso. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto al Premio di Archicultura per questo invito. La poesia si intitola Umile ode alla poesia. Mi sfuggi sui tuoi passi delicati, come sfugge l'ibellula sui prati. Eppur lo sai, mia bella, che mi piaci, quando canticchi e subito ti taci, quando rintuzzi il ritmo dell'estate per scuotere alta nuvole assonnate quando ti chini sotto angusti inverni esposi punte di dolori eterne e spezzi il cuore con fior di liturgie di sole, vento, buio, nostalgie e lo rassetti come sarte esperta lo vizi, geisha, musica, coperta lo strizzi al brivido muto, bollente piangi o sorprendi Seria o riverente, volteggi nelle pause, negli accenti, scivoli sopra il dorso dei sacenti, le nisci pene di chi tende ascolto, al tuo vociare austero oppur raccolto. E oltre il sentire solito e il banale, incedi fiera, vergine vestale, onesta al punto da recar fastidio a chi capir non vuole il tuo sussidio. Grazie. Allora, grazie per aver letto la poesia e intanto, beh, intanto bisogna ricordare che i primi poeti erano giuristi eh, nella storia della letteratura italiana, insomma, quindi è eh, interessante che a distanza di secoli ci ritroviamo un avvocato qui. Eh, la mantiene la tradizione. Mantiene la tradizione, giustamente. Ecco, intanto le chiederei subito, mh, come mai la rima? Come mai la rima... Che Beh, è difficile, da, cioè non è così consueta oggi, ecco, la rima. Ma, eh, guardi, innanzitutto, eh, come sappiamo bene, la sezione tematica riprende un verso di, di Dante e la Divina Commedia è, eh, è scritta in rime, eh, con le terzine dantesche, le sue rime concatenate, quindi... Uh, mi è sembrato quasi, non dico un dovere, però un, uno stare nel solco della tradizione dantesca, quello di aver proposto una mia poesia in rima. Però non è solo in, in rima, questa poesia che potrebbe apparire molto semplice. Quasi direi una filastrocca è in endecasillabi, le filastrocche sono in ottonari normalmente, quindi c'è un endecasillabi, sono coppie diverse, quindi distici, e ogni distico ha una rima, quindi è un'opera in, in rima baciata. Come mai la rima? La rima, come, come si sa, contribuisce a, con, a conferire al testo una sua armonia, una sua musicalità. E alla lettura questo è sicuramente gradevole, perché il poeta io te ritengo che non debba pensare solo a se stesso, debba pensare anche agli altri, al, al lettore. Eh, nel, nel corso della premiazione di ieri ha preso la parola. Il, il presidente dell'ordine dei tributaristi mm. ha fatto un ottimo intervento parlando su una delle, mh, richiamando una delle funzioni della, della poesia e ringraziando il poeta in generale per consegnare al pubblico dei lettori un prodotto che non è già preconfezionato, una verità già pronta per l'uso, ma sicuramente un prodotto letterario che è passibile di interpretazione, perché quello che scrivo io e quello che scrive ogni poeta mh, può avere tante interpretazioni quante sono le orecchie che l'ascoltano a la, questo testo. Ed è forse anche questo il bello di, la, di una poesia che non è certo un, un articolo di cronaca. Il poeta non è un cronista, il poeta è un artista. Se vuole essere un artista deve avere la caratteristica, a mio parere, a mio modesto parere, la caratteristica prima dell'artista, cioè la fantasia. Il poeta in un modo o nell'altro deve creare. Quindi io sono molto contento che sia stato apprezzato l'aspetto rimico, cioè il fatto che questa poesia è composta in rime. Però quello che voglio dire, la fantasia che mi porta è una mh, riflessione sulle funzioni plurime che la poesia può avere, in particolare quelle funzioni che la poesia ha per chi la scrive. In questa poesia io ragiono sulle sue funzioni per lo scrittore, per me, a cosa serve a me. La poesia, quindi scandagliando i singoli versi, si possono trarre delle conclusioni in questo senso. Allora ringraziamo moltissimo i poeti. Purtroppo devo chiudere perché so che ci sono degli altri eventi. E vorrei soltanto dire che qui abbiamo avuto oggi eh, una, diciamo, degli esempi di poesia che mette in scena proprio il pubblico della poesia. Cioè, eh, la poesia oggi eh, che non, non è un prodotto pubblicitario, non è pubblicizzata, non è aiutata per niente, è un lavoro, come dicevo prima. Silenzioso e anche è duro e faticoso, ehm, però arriva a molti. Eh, lo ricordava Maurizio Cucchi, ieri, nel saluto che ha mandato: dice la poesia è vivissima oggi, ci sono tanti che se ne occupano, eh, che la scrivono, che la amano e che la leggono. Eh, e quindi questo. Spero che sia un buon auspicio perché possa essere anche aiutata e sostenuta soprattutto con la lettura e con la sua diffusione. Penso che, faccia, che renda poi anche un po' migliori le persone. Vi ringrazio e saluto, scusate, il poeta eh, Mariano che è qui presente e che eh, ha seguito molte edizioni di, ehm, di archicultura e che ha scritto dei libri di poesia molto molto belli. Arrivederci a tutti Grazie. e un saluto particolare ai poeti che sono intervenuti. Grazie di tutti, Grazie.